Eccoci qua ragazzi, com'è risvegliarsi e finalmente accorgersi di aver un pochino sistemato la classifica? Perché non nascondiamoci, penso che sia giusto dirci le cose in faccia, siamo a meno 1 dalla Roma, siamo a meno 3 dall'Inter, la prossima giornata andiamo a San Siro, proprio a casa dei campioni d'Italia, e fargli lo scherzetto e raggiungerli, allinearsi a pari punti a loro è qualcosa di possibile, di concreto, di complicato, sì, è vero, e probabilmente per raggiungere quell'obiettivo dovremo essere grintosi e gagliardi e volenterosi come nella partita con la Roma, o come nella partita col Toro, come nella partita col Chelsea. Abbiamo vinto sempre 1-0, ok? E da qua voglio ripartire per dare anche la valutazione ad Allegri, perché ieri sera ho parlato un po' di questa cosa all'interno del video e penso che le mie parole non siano state comprese da tutti. Quindi ripartiamo immediatamente da Allegri, ma ovviamente vi chiedo prima di tutto di lasciare un mi piace a questo video, a questo contenuto, di passare qui sotto nello spazio commenti, di lasciarmi un commentino con anche le vostre pagelle, perché è sempre interessante vedere le vostre opinioni per poi riagganciarmi, come in questo caso, per costruire un altro pezzettino di video e rimanere sintonizzati sui miei social, perché stasera vi darò uno spoilerino di quello che potrebbe accadere, anzi, di quello che accadrà, potrebbe accadere, di quello che accadrà domani, e sarà qualcosa di davvero unico e di fighissimo, non trovo altri modi. E ovviamente in descrizione c'è anche il link per scaricare OneFootball. Scaricatelo ragazzi, perché mercoledì con lo Zenit, una partita molto importante per mettere un bel sassone sopra il discorso qualificazione, un masso incredibilmente grande. Sarebbe importantissimo tornare a casa dalla Russia con 3 punti pesantissimi. E poi appunto c'è l'Inter, quindi questa settimana ci sfreghiamo le mani come le mosche sulle cacche e iniziamo a pensare che forse non sarà solo un'annata di transizione come in tanti ci aspettavamo a inizio campionato, ma si potrà già fare qualcosa di più anche in questa stagione. Poi per raggiungere dei risultati bisogna passare dalle vittorie, quindi speriamo di continuare così. E ribadisco, io adoro vincere 1-0. Sapete perché adoro vincere 1-0? Perché vinci e perché non prendi gol? Sono le due cose che mi piacciono di più in assoluto nel calcio: vincere e non prendere gol. È ovvio che non si può sempre vincere 1-0. Poi, se dovesse arrivare un pezzo di carta, un contratto da firmare, ricorderete che abbiamo parlato dei discorsi per cosa firmeresti. Vinco tutte le partite 1-0 da qui alla fine dell'anno, io firmo con il sangue di vincere tutte le prossime partite 1-0, firmo con il sangue, perché significa magari non vincere il campionato, perché magari poi il Napoli sarà più bravo, il Milan sarà più bravo, riusciranno a vincerle anche loro, meno male tutte, tranne appunto contro di noi dove vinceremo 1-0, in Champions si vince, in Coppa Italia si vince, in Supercoppa si vince, ci facciamo 3 trofei sicuri, da qui la Champions e forse il campionato a prescindere dagli altri. Ma dato che il calcio non è fatto così e non si può sempre solo vincere 1-0, perché poi gli altri a una certa saranno anche più bravi di te e ti faranno gol, succederà ragazzi, io penso che sia doveroso ragionare sul fatto che stiamo segnando poco, segniamo pochi gol in questo momento e penso che ne sia consapevole lo stesso Allegri. Qualche giornata fa aveva detto la stessa cosa, ben prima del discorso anche legato alle vittorie per 1-0. Dopo 3 vittorie di fila per 1-0 mi sento di confermare ancora questa cosa. La Juventus non me ne frega niente come gioca, non è un discorso legato al gioco. Basti prendere in esame i 2 tempi di ieri sera. Il primo tempo, dove prendiamo coraggio con il gol dell'1-0 di Moise Kean, anche un po' fortunoso, come ho detto nella live reaction, e il rigore parato da Szczęsny, al di là di questi 2 episodi, la Juventus, ragazzi, non ha fatto praticamente niente perché non si è mai proiettata dalle parti di Rui Patricio per provare a mettere in difficoltà la Roma, la retroguardia della Roma. Non c'è stato niente a livello offensivo. Il secondo tempo invece mi è piaciuto molto. Il secondo tempo mi è piaciuto perché anche la Roma ha aperto un po' di spazi, sai, sei sotto a Torino, devi recuperare e quindi devi attaccare e quindi devi scoprirti e quindi la Juve può ripartire. Ma giocare in ripartenza non me ne frega niente se poi si arriva al risultato. Che se sarà sempre 1-0 mi andrà bene. Però sappiamo che nel calcio la palla è tonda, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Basti ricordare, basti pensare alla partita in contrapposizione, no, a quella di ieri sera di Szczęsny, quindi la prima a Udine dove vinciamo 2-0 e addirittura 2 gol non sono insufficienti. Perché nel calcio l'imprevisto c'è e lo devi mettere in preventivo. Se poi sarai più forte dell'imprevisto, della casualità, del rimpallo, della rabona, della giocata o... Vinci 1-0, bravo te! Ma sono dell'idea che non sia sempre possibile accontentarsi e vincere 1-0. E non è un discorso di come si gioca, perché ribadisco,
il primo tempo non abbiamo mai messo il muso, corto, lungo, quello che è, dalle parti della Roma. Nel secondo tempo sì, perché avevamo in testa di provare a chiudere la partita. Se c'era la possibilità, niente, non bisogna forzarla, deve arrivare, perché è ovvio che non ti sto chiedendo sull'1-0 per la Roma di andare ad attaccare in 11 oltre la metà campo della Roma per cercare di trovare il gol. No, quello lo fai se sei sotto o se sei 0-0 e devi vincere. Se sulla ripartenza arriva anche il gol del 2-0, sono contento. Quindi partiamo da qua per dare la valutazione ad Allegri, che secondo me è positiva, è un 6,5, l'ennesimo 6,5 che gli vado ad attribuire in questa stagione. Potrebbe essere anche qualcosa di più in realtà, per un discorso legato alle teste, perché Allegri veramente, ragazzi, fa un lavoro sulle teste dei giocatori che è quasi imbarazzante da quanto è positivo. Nel senso, De Sciglio di ieri sera, il Bernardeschi di ieri sera, il Bentancur di questo inizio di stagione, ma il Szczęsny stesso che inizio anno sembrava irrecuperabile e ieri sera ci salva. Cioè, Allegri è questo qua, ragazzi. Cioè, Allegri è sempre stato questo. Allegri sta facendo delle nozze con delle lumache, con dei fichi secchi. Se vi invita a una nozze, a un matrimonio, vi presentate e ci sono delle lumache e dei fichi secchi, siete contenti? No. E Allegri sta riuscendo a fare delle nozze fatte bene con delle lumache e dei fichi secchi. Non riesco a spiegarmi come sia possibile che riesca veramente a rigenerare e trasformare alcuni giocatori nei quali io stesso non avevo più fiducia. Un altro che aggiungo è Alessandro, che ieri sera non ha giocato ma che sta facendo un inizio di campionato mostruoso. Quindi bravissimo Allegri sotto questo punto di vista, è bravissimo nella mano, cioè si vede già la mano di Allegri, cioè c'è già la mentalità di Allegri. Ma com'è possibile in così poco tempo? Come, Max? Come? Poi passiamo appunto a Szczęsny, che ragazzi è da 7,5 ieri sera, Il rigore che ci para, ci toglie le castagne dal fuoco. Abbiamo parlato di lumache, abbiamo parlato di fichi secchi, di castagne, abbiamo messo un po' tutto nel calderone, anche le cornie che sta venendo fuori. Ma Szczęsny veramente ci ha salvato la vita. È bravo Szczęsny, ma al di là del rigore, tanti altri interventi in cui ieri sera, ragazzi, ero veramente sicuro, avevo proprio la sensazione di sicurezza. La partita di ieri sera mi ha ricordato un Napoli-Juve 0-1, gol di Higuaín, dove facciamo gol subito, dove giocava tipo Asamoah, terzino sinistro, quindi anche lì dicevi ma chissà, terzini, e vinciamo, e forse De Sciglio a destra, tra l'altro, che eravamo anche un po' titubanti per la partita, per quelli che erano i titolari, e diciamo ma chissà, e vinciamo 1-0, abbiamo insegnato al Napoli come si difende. Poi qualcosina ieri abbiamo rischiato di più anche noi, perché questo va detto, ma ieri sera abbiamo avuto anche delle opportunità noi che in quella partita non c'erano state. Ma il resto, vittoria 1-0 e consapevolezza che il gol non lo avresti preso a meno che non succedeva una catastrofe. Ieri sera la catastrofe non è accaduta, quindi le due papere di Szczęsny con l'Udinese, anzi è stata la partita di Szczęsny, assolutamente migliore in campo, si becca 7,5, tutti contenti, contentissimi per quello che era stato l'inizio di campionato, dove Szczęsny sembrava veramente irrecuperabile, quindi veramente molto soddisfatto. Poi c'è il capitano King Kong, Giorgione Chiellini. Beh, Giorgione Chiellini è da 6,5 nel complesso, malissimo nell'occasione in cui la Roma trova la grande opportunità nel primo tempo di tornare sull'1-1, una palla in uscita persa in maniera banale, e anche un paio di altre palle in gestione non proprio perfette, ma Giorgio è questo. Poi a livello difensivo monumentale, un colosso. Ieri sera Mourinho ancora una volta ha detto i professori della difesa, riferendosi a Bonucci e Chiellini che gioca perché De Ligt non era al meglio, hanno deciso di preservare l'olandese perché appunto in questi giorni ci saranno una marea di partite tutte complicatissime. Giorgio si fa trovare pronto, prontissimo, e Tammy Abrams probabilmente c'ha ancora gli incubi, quindi quando Chiellini e Bonucci giocano insieme, ragazzi, ormai davvero c'è una sicurezza, c'è questa sensazione di sicurezza che aleggia nella mia testa che non pensavo potesse esserci in questa stagione. E devo essere sincero, io a me piace mettermi in discussione, prendere tutti i concetti che vi avevo elencato fino a questo momento, dire dimenticateli perché sono carta straccia, il campo ci ha detto un'altra cosa. E io una sicurezza del genere in fase difensiva non me l'aspettavo in così poco tempo. Dato anche dal fatto che Bonucci ha fatto una partita da 7 secco, ma veramente una partita bellissima, la parte di Bonucci che ha tirato fuori anche un paio di lanci. Peccato che ieri sera Cuadrado veramente non era Cuadrado, non era in forma, e tante volte non ne ha approfittato, ma Bonucci ha fatto veramente un'ottima prestazione sia dal punto di vista di impostazione sia dal punto di vista difensivo, veramente fantastico.
Poi abbiamo appunto Cuadrado che mi dispiace, ma secondo me è da 5 secco e doveva essere il giocatore in grado di mettere in difficoltà maggiormente la retroguardia della Roma, dove Vigna magari aveva un po' di jet lag addosso, era tornato troppo tardi, aveva delle partite accumulate, forse il jet lag l'ha sentito anche Cuadrado più di Vigna, che ha avuto anche un'occasione incredibile nella quale poi Chiellini ci mette una peste in maniera monumentale appunto, e Cuadrado 5, non è stata la sua partita, non è stato il miglior Juan Cuadrado e noi lo conosciamo bene il miglior Juan Cuadrado. Poi c'è Danilone che si piglia il suo 6 in pagella, grosso, grande come una casa, poteva essere anche qualcosina di più, ma a me Danilo piace, ragazzi, cioè c'è poco da fare. Danilo è il giocatore perfetto per fare questo tipo di gioco, lo avevamo visto anche l'anno scorso con Pirlo. Allegri adesso ha veramente trovato la quadra dando anche ordine, perché l'anno scorso con Pirlo questo shift dell'impostare a 3 difendere a 4 era molto caotico, molto disordinato, anche dato dal fatto che comunque si giocava con molti attaccanti. Mi ricordo che in varie formazioni ci eravamo ritrovati con Kulusevski, Cuadrado, Ronaldo, Morata e Ramsey dietro le punte. Giocavano praticamente a 5 punte, se non 6 a un certo punto, e quindi poi era difficile rinculare e difendere. Invece Allegri molto più quadrato, gli attaccanti ce n'è 1,5 perché Chiesa fa il mezzo attaccante, e quindi funziona sicuramente meglio, ma tanto dipende anche dalla posizione, dal senso di posizione di Danilo, che veramente si sovrappone quando c'è da sovrapporsi, si stacca quando c'era a staccarsi, crossa quando c'era a crossare, difende quando c'era a difendere. L'intelligenza tattica di Danilo veramente fuori dal comune, un giocatore che mi piace tantissimo. Poi abbiamo De Sciglio, a cui do 7 più. Gli do il più, perché non è da 7, è da 7 più, perché ha fatto una partita incredibile e sono contento. Sono contento per un motivo. In tanti anni ho sempre detto la mia verità scomoda, cioè che De Sciglio non era un problema così grande per la Juventus, che c'erano tanti problemi più grandi. Il problema grande, secondo me, legato a De Sciglio è l'ingaggio che percepisce, perché sui 3 milioni di euro l'anno veramente troppo per una riserva, ma De Sciglio secondo me è un'ottima riserva che può giocare su tutte e due le fasce. Il problema diventa se diventa titolare De Sciglio, ecco, perché secondo me non è un giocatore che può essere titolare in questa Juve, nemmeno in questa Juve, aggiungo, perché Danilo è più forte, perché Alessandro è più forte. Pellegrini, anche ieri Max ci ha detto, è stato in dubbio fino all'ultimo con De Sciglio, poi ha fatto a giocare De Sciglio. A questo punto mi viene da dire, meno male, perché ha fatto una partita incredibile. Lo dico anche nella reaction, abbiamo avuto 3 occasioni. La prima occasione è il gol, nasce da un bellissimo stop di De Sciglio, anche col sinistro, lavorato bene la palla, poi il cross, pennellato, bellissimo. La rovesciata di Bernardeschi, su cross di De Sciglio, si faceva un gol con la rovesciata di Bernardeschi, gol di De Sciglio, spegnevo la live e non facevo più video. E il terzo è quando De Sciglio sulla fascia si porta avanti il pallone anche con la testa e poi tira in porta. Questi sono stati i nostri primi 3 pericoli, quindi veramente il giocatore in più, e Allegri ci sta facendo capire che su quella fascia a sinistra, uno tra Alessandro e De Sciglio, chi ci giocherà, bisogna spingere. Su quella fascia bisogna spingere tanto. 7 più De Sciglio, bravissimo De Sciglio e bravissimo anche Allegri nel vedere De Sciglio pronto per una partita di questo tipo. Mentre Locatelli gli do 6,5, perché Locatelli è il giocatore perfetto per Massimiliano Allegri. È un giocatore che quando c'è da dare geometria, la dà. Quando c'è bisogno di andare in verticale, va in verticale. Quando c'è bisogno di dare ordine, è lì, apposta per darti ordine. Quando c'è bisogno di lottare, ringhiare, attaccare le caviglie degli avversari, lo fa. È un giocatore che a seconda di quello che chiede l'allenatore, lo fa sempre bene. È un vecchio slogan pubblicitario degli anni 90, me lo ricordo quando ero bambino, Locatelli fa le cose per bene, non mi ricordo neanche più cos'era Locatelli, forse una mozzarella, non mi ricordo, Locatelli fa le cose per bene. È incredibile come Locatelli faccia sempre le cose per bene. 6,5, un giocatore che mi piace un sacco, poi diamo 6 ad Arthur che è subentrato, è tornato in campo, ecco, nel momento in cui ci sono stati Locatelli e Arthur a centrocampo mi sono sentito sicuro nella gestione anche a centrocampo, una sensazione che non avevo veramente da tanti anni. Spero veramente che quello possa essere il futuro della Juve, e vi dico, visto ieri sera, secondo me sono molto più convinto che possa diventare un 3-5-2 puro a un certo punto, piuttosto che una difesa a 4 e quindi una difesa a 5 nella fase di non possesso palla, proprio perché se metti 3 centrocampisti, metti 2 attaccanti così vicino, gli esterni che spingono e ci aggiungi che uno tra Danilo, Chiellini, così può essere il giocatore in più nella difesa, attenzione che potremmo finire l'anno con un 3-5-2 di spinta sulle fasce, sugli esterni. Potrebbe davvero essere così, proprio per il fatto che sta tornando anche Arthur nella batteria dei centrocampisti a disposizione. Poi 6,5 a Bentancur bisogna darlo senza nessun tipo di problema, perché ieri sera Bentancur ha fatto una bella partita.
è un altro di quei giocatori su cui Allegri sta lavorando, sta mettendo, non lo so, dei ragni nel cervello per cercare di comandarlo telepaticamente dalla panchina, perché ci sono davvero dei giocatori a cui non avrei più dato nessun tipo di possibilità all'interno della rosa della Juventus. E sebbene non stia facendo la prestazione, ieri ha fatto tutto quello che doveva fare. Un giocatore bravo nel recupero del pallone, bravo anche nel pressing sul portatore di palla. Il primo pressing parte sempre da Bentancur. Questo non lo dice mai nessuno. Bentancur è bravissimo a staccarsi e andare a pressare al posto degli attaccanti. Per questo era il giocatore perfetto per Sarri. Bentancur è un giocatore che ama difendere in avanti ed è un giocatore che ama difendere al posto degli attaccanti. Questa è una cosa che va evidenziata nella crescita di Bentancur quest'anno. 6,5. E poi c'è il Berna, ragazzi, il Berna si piglia 6,5 pure lui, ha fatto una buona partita. Il Berna, a parte la rovesciata che lì davvero sarebbe venuto giù lo Juventus Stadium, bisognava ricostruirlo stamattina con l'atta che tipo mattoni della Lego, fa anche il tiro da fuori che esce di poco, quindi due occasioni grosse del Berna, due belle occasioni costruite dal Berna. E poi una partita ordinata, una partita tranquilla. Una partita in cui si staccava quando c'era andarsi a proporre in avanti, una partita nella quale stringeva quando si alzava di sciglio, una partita a livello tattico ineccepibile. Quindi 6,5, oh ragazzi, se questo è Bernardeschi, se questo è di sciglio, sono delle riserve perfette, c'è poco da fare. Se questi sono di sciglio Bernardeschi, quando non giocano Rabiot e Alessandro, che sono i titolari, bene, non so veramente Allegri come faccia a fare certe cose. Kulusevski 6. Kulusevski 6, ha fatto un buon ingresso in campo, forse poteva fare qualcosa di più, c'è stata un'azione che mi ha fatto ridere perché è stato spinto, ha preso il largo, è così goffo ogni tanto, questo spilungone altissimo. A me Kulusevski sembra Pippo della Walt Disney, è tutto scoordinato, sembra che non riesca a controllare il suo corpo, però è un giocatore che è già la seconda volta che entra e mi fa dire, oh, è entrato con il piglio giusto. E questo è il percorso di crescita giusto per Kulusevski. È contento che comunque Allegri continui a buttarlo nella mischia anche in partite che sono così tese sull'1-0 e dirgli, oh Kulu, dai, perché è ora di iniziare ad assumersi tutti un po' più di responsabilità. Cosa che negli altri anni ce l'aveva Ronaldo, adesso no, non c'è più Ronaldo. Adesso le responsabilità sono spartite su tutti gli altri. Quindi, ok, male Chiesa, che è uno che la responsabilità di Ronaldo doveva pigliarsela probabilmente più di tutti gli altri, ma ci sta, cioè, non è che... Adesso perché do 5 a Chiesa, odio Chiesa. Ieri sera uno mi ha detto, sì, stasera Chiesa ha giocato male, ma nelle pagelle non dargli un'insufficienza. Non lo so, probabilmente un ragazzino. Mi ha fatto, mi ha commosso una frase del genere, perché bisogna capire che le pagelle, ragazzi, sono esattamente come a scuola. Quando studi e vai bene, pigli un buon voto, quando non studi e vai male prendi un brutto voto, ma nonostante Chiesa sia uno dei miei calciatori preferiti nella rosa della Juventus e non ho paura a nasconderlo, quando gioca male bisogna dirlo. Questa è la prima insufficienza che gli do quest'anno in campionato, quindi te lo pigli e te lo porti a casa, chicchino Chiesa, è un punto di ripartenza, come l'esclusione dai 30 deve essere un punto di nervoso nella testa di Federico Chiesa, anche questo 5 deve fare altrettanto, ma so che sarà così perché è uscito arrabbiato, non arrabbiato con Allegri perché l'ha tolto, ma arrabbiato con se stesso perché non ha fatto una buona prestazione, e da qua bisogna ripartire per fare meglio, quindi bisogna dirlo veramente nella più totale tranquillità. Ieri sera Chiesa non ha giocato bene, ma succede, ho visto Messi, ho visto Ronaldo, li ho visti tutti fare delle partite fatte male, le può fare anche Federico Chiesa. Poi Morata 6, anche lui è entrato, non mi aspettavo di vederlo già pronto, pimpante in campo, correre dietro gli avversari, perché dopo una lesione mi aspettavo rimanesse fuori di più addirittura di Dybala, di questo abbiamo già parlato in un video apposta che ho fatto pre-partita della Roma, nella quale vado a parlare della situazione di Dybala un pochino difficile, ok? E Morata invece è già tornato, già a posto, quindi lo vedremo probabilmente titolare anche in Champions se sarà pienamente recuperato, 6. Su Ken invece c'è da fare un discorsino un po' più approfondito, perché Ken ha fatto una buona partita. Ken ha fatto una buonissima partita. Ha fatto il gol, quindi match winner. È lui che segna il suo nome sul tabellino e insieme a Szczęsny ci danno la possibilità di festeggiare. Ok, loro due sono i maggiori protagonisti a livello individuale della partita.
ha fatto un lavoro in fase di mantenimento del possesso del pallone incredibile. Ci sono state delle volte che veramente andava a lottare, si metteva giù con questo fisico incredibilmente grosso e proteggeva la palla con tutti i suoi chili, i suoi centimetri, i suoi muscoli. Quindi ha giocato anche bene in alcune parti. C'ho ancora davanti agli occhi, però scusate, questo lo devo dire, l'errore sulla rovesciata di Bernardeschi, un errore veramente grossolano lì. Ken deve buttare giù la porta, cioè non ci può essere niente di diverso dal gol del 2-0 in quell'occasione, ed è lì che deve migliorare. È un classe 2000 e sicuramente avrà l'opportunità di crescere, di arrivare a mangiarsele quelle palle lì, perché io lo so che lui ce l'ha quel fiuto del gol, quella cattiveria sotto porta da buttare dentro anche il portiere in quella situazione. Se sei a un centimetro col portiere per terra smarcato non puoi sbagliarmi quel gol, non puoi proprio da centravanti l'attaccante. E Allegri aveva detto nel prepartita: Ken deve fare gol, Ken ha fatto gol, ce lo portiamo a casa, ci regala i 3 punti, va benissimo così, gli do 6 e mezzo, ma voglio più cattiveria nell'area di rigore. Perché passa proprio da lì il discorso che vi facevo prima, del fare più gol. Non è il giocare bene, il giocare male, è fare più gol. È la palla da buttare dentro. Siamo stati cinici a livelli allucinanti. Ieri sera nel primo tempo abbiamo fatto il 100% di realizzazioni su tiri effettuati. Nel secondo tempo invece un po' più spreconi. L'anno scorso mi ricordo delle partite in cui lui faceva 20 tiri in porta, un gol. Ieri sera abbiamo fatto 3 di tiri in porta, un gol. Quindi abbiamo migliorato la mira. Però ci sono delle occasioni che veramente non puoi lasciarti scappare e devi spaccare la porta, uccidere il portiere calcisticamente e sportivamente parlando. Non sono per la violenza.